Ok, quanto vuoi? Allora, io lo dico. Buongiorno. C'è una fidanzata, un fidanzato. Il mio amore per la televisione. La voglia c'è. Buongiorno. Va bene, arrivederci. È avvenuto nei pressi di Perugia l'arresto del 50enne che avrebbe violentato la figlia. L'uomo, adesso sotto custodia nel carcere della capitale umbra, lo avrebbe fatto per insegnarle a difendersi da chi la vuole violentare, o quantomeno così si difende con gli inquirenti. È stata la 12enne stessa a raccontare l'accaduto alla mamma, ex moglie del 50enne, che ha poi sporto denuncia, mostrando un video recording del racconto della piccola. La ragazza è stata interrogata privatamente durante il processo, sotto la supervisione di una psicologa infantile, per raccontare nuovamente l'accaduto. Inoltre è stata sottoposta a diversi accertamenti medici che confermano il suo racconto. Le violenze sarebbero avvenute nel mese di aprile, nei pomeriggi che la 12enne passava con il padre. Il 50enne, tuttavia, nega ogni accusa di violenze sessuali su minori e insieme al suo legale sta tentando di revocare l'incarcerazione e di ottenere gli arresti domiciliari. Il giudice, tuttavia, non ha ancora preso una decisione al riguardo. Diversi sarebbero i dettagli da revisionare prima della chiusura definitiva del caso. Saranno le prossime settimane a decidere il destino dell'uomo. In Italia da un po' di tempo si fa davvero tanto per garantire la sicurezza delle donne e la diminuzione dei femminicidi e maltrattamenti in generale. In ordine cronologico, un caso che ha richiamato l'attenzione dei media è il caso del 50enne di Como, arrestato per aver abusato e stuprato sua figlia per circa un anno. Oppure a Seregno, un uomo ha ucciso a coltellate sua moglie sotto gli occhi del piccolo figlioletto di 5 anni. Secondo le statistiche, da 3 anni a questa parte, l'Italia è il paese sviluppato dove le donne corrono il rischio minimo di essere uccise rispetto al resto del mondo. I paesi delle ex URSS e gli USA sono quelli dove le donne sono più a rischio, nonostante episodi del genere avvengano in tutte le parti del mondo, chi più chi meno. Per esempio in Svizzera uomini e donne corrono gli stessi rischi. In genere il 65% degli omicidi sono femminicidi, salvo alcune eccezioni. I femminicidi toccano sempre il cuore delle persone, soprattutto il cuore di donne che hanno subito violenze gravi, oppure il cuore di chi semplicemente sente la necessità di aiutare queste donne. Per esempio a Giarre e nei dintorni possiamo trovare lo Sportello Rosa, dove ragazze che hanno avuto problemi di abuso e violenze possono trovare una mano esterna, dalla famiglia e dalle persone care con cui magari non si riesce a parlare. Le persone che lavorano all'interno di queste associazioni hanno il compito di aiutare la donna in questione a superare il prima e il dopo, uscendone con meno danni possibili. Nel 2018 si spera che i casi di femminicidi diminuiscano sempre di più. Nel 79 d.C. ha avuto luogo l'eruzione del Vesuvio che, modificando la sua struttura, procurò la distruzione di Ercolano, Pompei e Oplontis. La violenta eruzione e i fumi velenosi rilasciati dall'evento fece perdere la vita a circa 2000 persone. Sembrava avessimo scoperto tutto e invece, in questa settimana, è stato ritrovato lo scheletro di un uomo 35enne, ucciso da un masso di 300 kg. Il direttore del sito archeologico, Massimo Sanna, sostiene che l'uomo, durante la fuga, si guardò alle spalle per vedere la lava avanzata e, in quel momento, un masso lo colpì al busto. Si è anche scoperto che l'uomo presentava un'infezione ossea, quindi non era in perfette condizioni fisiche. Egli portava con sé un sacco di cuoio contenente una chiave in ferro e 20 monete d'argento equivalenti a 80 sesterzi. Probabilmente stava cercando di mettere in salvo con lui tutti i suoi risparmi. Inoltre, sotto le costole, sfondate dal torace, è stato ritrovato anche materiale organico e ossido di ferro. Le indagini continueranno in laboratorio per stabilire alcuni aspetti importanti. Alcune analisi sono state affidate al Policlinico di Napoli per darci particolari informazioni riguardanti la vicenda, sulla vita e sulla storia di questa città. Una città che 2000 anni dopo continua a mandarci diapositive dal passato di quello che fu a tutti gli effetti il primo popolo ad abitare interamente la penisola italica. Paolo Caputo, meglio conosciuto come Young Signorino, è il nuovo fenomeno della trap italiana. Questo genere musicale è caratterizzato da testi cupi e minacciosi. I temi prevalenti sono criminalità, disagio, povertà, violenza e droga.
Young Signorino, originario di Cesena, a 19 anni è già amato da molti ragazzini italiani. Ha iniziato a pubblicare i suoi primi pezzi su YouTube circa un anno fa, facendosi notare per il suo stile fuori dagli schemi anche dai canoni della trap. La trap si allaccia al futurismo, movimento artistico e culturale che sorge in Italia nel Novecento. I futuristi si basano su una nuova concezione del mondo, caratterizzata dal progresso tecnologico. Fondatore di questo movimento è Filippo Tommaso Marinetti, autore del Manifesto della letteratura futurista, relativo alle caratteristiche del nuovo linguaggio caratterizzato dall'uso di un linguaggio libero. Paolo Caputo racconta di aver scelto il suo nome d'arte nel 2016, dopo essersi svegliato dal coma, causato dall'uso di troppi farmaci. Egli stesso dice: da quel 2016 in cui sono uscito dal coma, pur non avendo nulla, mi sento un po' signorino. Sono quel bambino anarchico con i mocassini e i tatuaggi in faccia. Young Signorino ha un figlio di 2 anni, a cui vuole dare un'adolescenza migliore della sua, in quanto lui trascorse molto tempo in cliniche psichiatriche. Sul suo canale YouTube ci sono oltre 30 tracce audio a suo nome. Le più recenti e famose sono Dolce Droga e Padre Satana, canzone che scrive definendosi il figlio di Satana. La maggior parte dei giovani di oggi ascolta questa musica per seguire la moda. Paola Zucker, manager di Fabi Fibra Marrakesh e Clementino, è soprannominata la signora del rap. Lei afferma che la trap è ascoltata dai giovani per 2 motivi. Il primo è la noia della classica musica italiana, che non si rinnova mai. Il secondo motivo è che la trap è un genere che non richiede troppe capacità tecnico-artistiche, che si basa su disagi adolescenziali. La musica è da sempre un elemento molto importante nella vita degli adolescenti, ma nel corso del tempo il mondo musicale si è evoluto. I primi anni 1970 hanno visto come generi popolari la disco, il soft rock, il pop e il rock, in cui riscuote successo Elvis Presley. Nei coloratissimi anni 80 si afferma la musica da discoteca, grazie anche alla figura del DJ. Negli anni 90, come negli anni 70, si torna ad assistere alla musica disco nei rave party e nelle discoteche. È in questi anni che nascono gli artisti che ci sono tuttora, come Max Pezzali, Britney Spears e molti altri, fino ad arrivare ad oggi con un mix di generi, rap, pop e rock. Una cosa che accomunerà tutte le canzoni di ogni generazione sarà sempre la caratteristica che le rende speciali, ovvero il saper raccontare una storia. Ok, quanto vuoi? Allora, io lo tritto. Un giorno. Sicuro sei? C'è una fidanzata, un fidanzato. Il mio amore per la televisione. La voglia c'è. Un giorno. Va bene, arrivederci. Let me think about it.